Oasi di straordinaria bellezza, nate da un violento passato geologico di cui ancora percepiamo l'eco. Luoghi incontaminati, in cui lo splendore del paesaggio si accompagna alla varietà e alla ricchezza delle forme di vita che lo animano. Scopriamo dunque queste tre perle della natura americana. Grand Canyon, Yellowstone, Yosemite. I primi pionieri furono conquistati da queste meraviglie naturali e vollero che anche le generazioni successive potessero ammirarle così come loro stessi le avevano vedute. Oggi questi parchi sono l'immagine vivente di come l'America era un tempo e di come può ancora essere. Nel 1869, il veterano della guerra di secessione John Wesley Powell fu il primo a esplorare per intero il fiume Colorado. Con i suoi uomini, discese audacemente le rapide del fiume senza conoscere minimamente il suo percorso. La spedizione di Powell partì dal Green River nel Wyoming e dovette attraversare lo Utah prima di penetrare nel Grand Canyon. L'avventura di Powell lungo il Colorado fu come un viaggio indietro nel tempo. Come professore di geologia, aveva le sue teorie in merito alle forze che avevano potuto plasmare questa voragine e tornò dalla spedizione con una sola massima. Seguite il fiume. È laggiù che bisogna indagare. Powell riteneva, e le sue tesi furono confermate molto più tardi dalla scienza, che il Grand Canyon si fosse formato in seguito all'erosione del vento e dell'acqua. Un tempo tutti gli Stati Uniti occidentali erano sommersi dalle acque. Molto più tardi, tra 10 e 5 milioni di anni fa, terreni scoscesi a sud-ovest delle Montagne Rocciose incanalarono le acque formando un fiume oggi conosciuto col nome di Colorado. Per diversi milioni di anni, il fiume e i suoi affluenti scavarono i loro letti negli strati di calcare e di granito più teneri. Periodicamente, nuove rocce di origine lavica, derivate da violente eruzioni nella zona, invasero il canyon, rendendo il percorso del fiume estremamente tortuoso. Già 2 milioni di anni fa, il letto del Colorado si snodava per oltre 2200 chilometri e si congiungeva con il mare di Cortez. Laddove il processo di erosione delle acque era stato più incisivo, si erano formate delle gole profonde più di 1500 metri. Questo luogo, oggi noto come Grand Canyon, è visibile anche dallo spazio ed è un sito unico al mondo per lo studio della geologia. Da nessun'altra parte in America è possibile osservare così tante testimonianze del nostro passato geologico. Ciascuno degli strati rocciosi visibili sulle pareti del canyon è utile agli scienziati per ricostruire la formazione del continente nordamericano. In luoghi impervi come questi, cercare tracce del passato può essere un lavoro rischioso. Il fiume Colorado, scavando in profondità all'estremità occidentale dell'omonimo altipiano, ci ha svelato la storia geologica degli Stati Uniti sud-occidentali. Questo è calcare rosso del Mississippi,
una formazione rocciosa che ha circa 350 milioni di anni e che contiene numerosi fossili, crinoidi, briozoi, brachiopodi, molto utili nella nostra ricerca. Il calcare rosso è in realtà una roccia grigia che deve la colorazione rossa allo strato soprastante, la formazione rocciosa di Supai. La pioggia dilava gli ossidi di ferro dalla piattaforma soprastante e li trasporta verso le pareti calcaree del canyon, che assorbendo questi ossidi prendono il tipico colore rosso. Più si scende verso il fiume, più si procede a ritroso nella storia geologica della Terra. Verso il fondo, le rocce di parete del Grand Canyon hanno un'età di 1.200.000.000 di anni, quasi un terzo della storia della Terra. Ogni angolo, ogni anfratto roccioso può nascondere preziosi indizi per gli studiosi. Qui, l'immenso laboratorio che è la Terra svela i suoi segreti. La vita e la morte riemergono dal passato come le pagine di un antico libro che si credeva perduto e che è stato ritrovato. Un libro che, decifrato, è in grado di appagare la nobile curiosità dei ricercatori. Questa è l'argillite di Bright Angel. 530 milioni di anni fa si trovava sui fondali di un oceano poco profondo sotto forma di sedimenti fangosi che offrivano rifugio e nutrimento a un gran numero di specie viventi. Benché i ritrovamenti dei fossili completi di questi organismi siano molto rari, è facile imbattersi nelle impronte lasciate dai loro corpi. Questa lastra mostra l'impronta prodotta da una trilobite mentre si spostava sul fondale marino alla ricerca di cibo. Quando un animale di questo genere capitava su un terreno adatto, iniziava a scavare nel sedimento fangoso e il risultato era una traccia piuttosto profonda. Per esempio, una trilobite di queste dimensioni avrebbe potuto tranquillamente produrre un'impronta simile a questa. Queste sono le tracce di un grande rettile che risaliva il versante obliquo di una duna di sabbia. Ecco un'impronta. E qui ce n'è un'altra. Come si vede, l'animale, salendo, faceva pressione sulle zampe posteriori, che quindi affondavano di più. Inoltre, questo rettile non era in grado di tenere la coda sollevata, ma la trascinava, lasciando un solco sinuoso sulla sabbia. Il canyon è sempre stato abitato da un gran numero di specie viventi. Per esempio, rari esemplari di cactus, uccelli e insetti. Questo insetto è alla ricerca di una preda. La sua particolarità è dovuta al fatto che è in grado di cacciare anche le tarantole. ...270 milioni di anni fa, ragni non molto diversi da quelli odierni si muovevano sulla superficie di quelle che erano dune sabbiose. Qui possiamo vedere le impronte lasciate dall'animale mentre risaliva una duna. Le tracce scompaiono al di sopra di questa zona, probabilmente cancellate dal vento. L'umidità ha consolidato la superficie sabbiosa, conservando le impronte poi ricoperte da nuovi sedimenti. Proprio per il suo interesse verso la paleontologia, David Elliott ha prestato particolare attenzione a questo strato di roccia dove sono visibili le tracce di antiche dune di sabbia. 270 milioni di anni fa, questo era un enorme deserto che si estendeva a nord fino al Montana. Questa parete mostra la stratificazione del granito cosiddetto di Coconino. Ai margini della sezione si trovano le linee di erosione, e in mezzo a queste le dune di sabbia sono rappresentate da superfici inclinate che scendono da destra a sinistra. Queste indicano che il vento soffiava da destra verso sinistra, sollevando la sabbia, che risaliva e scavalcava il fronte della duna.
Oltre alle forze naturali che nel tempo hanno eroso queste pareti rocciose e hanno conservato i fossili di antichi organismi viventi, anche un curioso abitante del Grand Canyon ci ha aiutato ad aprire una finestra sul passato. I più vecchi paleontologi della regione sono senz'altro i ratti del genere Neotoma. Per 40.000 anni, questi roditori hanno ossessivamente riempito le loro tane con una collezione di ossa, ciotoli, erba, denti e forse resti di antichi sandali indiani. Tutti i pezzi di loro interesse vengono ricoperti da un involucro di urina e feci che prende il nome di Amberat. Questi reperti fossili risalenti fino a 50.000 anni fa hanno avuto una grande importanza nello studio naturalistico del Grand Canyon. Ecco i resti di una tana come se ne trovano spesso nascosti in fessure della roccia. Sono chiaramente visibili i diversi strati di sedimenti. Molta gente si chiederà come facciamo a dedurre l'età di questi fossili. Potrà sembrare strano, ma un forte odore indica un'età di almeno 40.000 anni, una datazione precisa dello sterco e dei resti di vegetazione collezionati dal padrone di casa, come ad esempio questa corteccia di abete, viene poi ottenuta radiometricamente. Ogni strato viene accuratamente datato in modo tale da sapere quali piante crescevano nel canyon in determinati periodi. Tra i vari oggetti ritrovati nel suo Amberat, questo zelante collezionista è riuscito a conservare frammenti ossei di grandi mammiferi privi di denti, ora estinti. Gli scienziati ora sanno che questo gigante gentile, più grosso di un bue, pascolava in questo canyon ancora 10.000 anni fa. Sebbene ci appaia come un luogo desolato, il canyon è abitato da oltre 2.000 specie di piante e animali che hanno prosperato quaggiù per almeno 2 milioni di anni. 10.000 anni fa, l'uomo incominciò a esplorare questa regione e vi si insediò, lasciando sulla roccia tracce della sua presenza. Gli indiani d'America vivono ai margini del Grand Canyon da circa 10.000 anni. La regione ha ospitato e ospita un gran numero di tribù. Anasazi, Sinagua, Paiute del Sud, Pai, Hualapi e Havasupai. Attorno al 900 d.C., i primi indiani iniziarono a scendere verso il fondo del canyon. Mi trovo esattamente ad Ankar Delta, dove si trovano le più importanti rovine di un sito Anasazi mai rinvenute nel Grand Canyon. Tra l'850 e il 1200 d.C., questa tribù abitò l'intera area alle mie spalle. All'incirca 4 famiglie riuscivano a vivere in un posto come questo. Questa particolare area fu occupata tra il 1050 e il 1180. Un fatto davvero interessante riguardo gli indiani Anasazi è che essi abitarono altri 2.700 siti nel Grand Canyon, oltre ad Ankar Delta. Dovunque ci fosse acqua corrente o dove si aveva facile accesso al margine nord o sud del canyon, gli Anasazi lasciarono testimonianze del loro passaggio. Gli indiani spesso nascondevano le loro riserve di cibo in luoghi quasi inaccessibili a strapiombo sul fiume. Questi, per esempio, sono i granai sopra Nankowi Point. Cacciavano conigli, cervi e la pecora delle montagne rocciose. Nella tarda primavera piantavano il grano turco, la zucca e i fagioli sulle strisce di terra umida. D'estate coltivavano le rive dei torrenti e le dune dei delta. Addomesticavano pecore, cani e capre e perfezionarono la fabbricazione di ceste impermeabili e di sandali in fibra di yucca. Ma intorno al 1200 d.C. la loro età dell'oro ebbe misteriosamente fine. Piccole tribù abitavano ancora il canyon verso la metà dell'Ottocento quando l'uomo bianco iniziò a esplorarlo. Uomini come John Wesley Powell.
Durante l'estate del 1869, Powell tentò di colmare l'ultima grande lacuna nelle mappe degli Stati Uniti, discendendo l'intero corso del fiume Colorado. Powell tenne un diario molto accurato del suo viaggio attraverso il canyon, registrando frane, alluvioni, inondazioni improvvise e la stessa opera di erosione del fiume. Egli stimò che queste forze avevano iniziato a scavare e modellare la gola circa 50 milioni di anni prima. Studi più recenti hanno rivelato che l'erosione ha avuto effetti davvero catastrofici solo negli ultimi 4 milioni e mezzo di anni. Questo vorrebbe dire che circa 86 milioni di tonnellate di sedimenti verrebbero trasportati ogni anno lungo il Grand Canyon. Accanto alle osservazioni dello studioso, i quaderni di viaggio di Powell riportano le durissime esperienze del pioniere. Eccone un esempio. Il rumore cresce man mano che ci avviciniamo e il fiume si lancia ruggendo contro le rocce, schiumando di rabbia folle. Circa 300 metri di granito ci sovrastano su entrambi i lati, cosicché è impossibile aggirare il fiume. O abbandoniamo la spedizione o affrontiamo le rapide. Dopo aver trascorso 2 mesi sul fiume Colorado, gli uomini di Powell erano stremati. Le loro scorte erano quasi esaurite e le loro imbarcazioni danneggiate, cosicché non se la sentirono di affrontare le rapide. Metà della spedizione abbandonò il fiume prima del tratto più pericoloso e cercò di risalire le pareti del canyon, ma di nessuno di loro si ebbe mai più notizia. Powell riuscì ad attraversare tutto il Grand Canyon e le sue avventure sono rimaste un simbolo indelebile delle possibilità dello spirito umano. La sua impresa attirò molti artisti, pittori e fotografi. Le loro immagini generarono un'infatuazione nazionale per lo scenario del Grand Canyon. I più influenti da questo punto di vista furono 2 fratelli della Pennsylvania affascinati dalle leggende del selvaggio West, Ellsworth ed Emory Kolb. Fu in questo luogo spettacolare che gli inarrivabili fotografi Ellsworth ed Emory Kolb stabilirono nel 1904 il loro studio fotografico e la loro casa. I 2 fratelli edificarono la loro abitazione senza avere un progetto. Nessuno dei 2 era ingegnere, né tra loro c'era un carpentiere. Ed ogni tipo di legno che trovavano veniva a far parte della costruzione. Pezzo dopo pezzo realizzarono un edificio a 5 piani, utilizzando assi racimolate e a volte rubacchiate un po' dappertutto. Ne venne fuori una residenza confortevole, una sala conferenze, una camera oscura e un negozio di fotografia. I Kolb stipularono un vantaggioso accordo con le guide locali. Queste ultime portavano i turisti proprio davanti al loro studio fotografico per una foto di gruppo prima della partenza. E poiché non c'era acqua corrente, uno dei 2 fratelli scendeva verso il fiume, sviluppava le foto e tornava su di corsa per venderle ai turisti di ritorno dalla gita. L'abilità dei Kolb nel promuovere la loro attività servì anche a incrementare il turismo nel Grand Canyon. Uno dei suoi visitatori più in vista arrivò nel 1903. Il presidente Theodore Roosevelt rimase talmente colpito dalla sua esperienza nel canyon che lo celebrò sul posto con un bellissimo discorso ecologista passato meritatamente alla storia. Sono venuto fin qui per ammirare il Grand Canyon. Non tenterò di descriverlo perché non ne sono capace. Non potrei scegliere parole sufficientemente adatte a spiegare a chi già non l'abbia veduto quale meraviglia esso sia. Voglio che mi promettiate una cosa, nel vostro interesse e in quello della nazione. Non deturpate mai la bellezza di questo luogo. Lasciatelo così come voi stessi l'avete trovato. Non costruite in esso alcun edificio, non una residenza estiva, non un albergo. Nulla che possa sminuire la sua selvaggia grandiosità. Non rovinate questa meraviglia della natura. Fate in modo che il suo fascino unico non venga mai meno. L'opera dell'uomo non può aumentarne la straordinaria bellezza.
Lasciate che i vostri figli e i figli dei vostri figli possano ammirare il fiume, le foreste e il paesaggio che voi stessi avete contemplato, perché io credo che ogni americano debba avere il diritto di godere di questa vista unica e memorabile. L'appello di Roosevelt fu preso alla lettera. Nel 1906 il Grand Canyon fu dichiarato riserva naturale. Da lì a pochi anni fu chiaro a tutti che questa misura non era sufficiente a proteggere il canyon. Nella speranza di rendere ancora più esplicita la grandiosità di questo monumento della natura, i fratelli Kolb realizzarono le prime riprese cinematografiche sul fiume Colorado. Usarono la cinepresa Puff Bray, appena inventata, per ricostruire la spedizione di Powell del 1869. A un certo punto, durante le riprese, Ellsworth rimase intrappolato in mezzo al fiume, poiché la sua imbarcazione era finita contro le rocce ed era priva di timoniere. Emory, nel frattempo, l'aveva già oltrepassato ed era finito nelle rapide. Prima di tornare ad aiutarlo, ebbe il tempo di girare queste immagini straordinarie. Il filmato fu visto da migliaia di persone. Il momento ormai era maturo e finalmente nel 1919, con un decreto del Congresso, circa 5.000 chilometri quadrati del Grand Canyon furono dichiarati parco nazionale. Già nei primi anni 60 il Grand Canyon era visitato ogni anno da milioni di persone. La gente non accorreva solo per vedere il Grand Canyon, ma anche per popolare le città emergenti del sud-ovest. C'era bisogno di produrre nuova energia per assorbire questa esplosione demografica e il fiume Colorado servì allo scopo. Nei primi anni 60 venne costruita una massiccia diga sul Grand Canyon per rifornire di energia tutto il sud-ovest e per assicurare un continuo flusso delle acque nel Grand Canyon per i periodi di siccità. Questo progetto divenne una delle più grandi imprese del genio militare statunitense. La diga creò un enorme lago profondo quasi 300 metri e con un perimetro di oltre 2.600 chilometri. L'acqua viene rilasciata dalla diga circa 60 metri sotto il livello della superficie del lago ed è a una temperatura costante di 9 gradi, fatto che ha causato alcune controversie. Sin dall'inizio della sua costruzione, molti biologi temevano che potesse provocare seri danni all'ecosistema del Grand Canyon. In particolare, erano preoccupati per la sorte di molte specie ittiche e anfibie. Al momento sono in corso diversi progetti di ricerca in questo senso. La diga sul Grand Canyon rilascia una gran quantità di acqua fredda e limpida che ha provocato la formazione di un'eccellente zona di pesca alla trota più a valle, ma causa anche alcuni problemi, come la perdita di alcune specie faunistiche. Questa popolazione di rane leopardo del nord è stata fisicamente separata dai suoi simili rimasti a monte della diga. È opinione di molti scienziati che col passare del tempo questa popolazione differirà geneticamente dalle altre e alla fine sarà destinata all'estinzione. La diga ha causato l'estinzione di metà delle specie ittiche del Grand Canyon. Questa specie di cavedano, per esempio, è in grave pericolo di estinzione. È una delle specie native del Grand Canyon che sono sopravvissute. Oggi tutte le specie native si riproducono negli affluenti del Colorado, ma solo pochi di questi corsi d'acqua sono sufficientemente caldi per i nuovi nati. Una volta fuori dal guscio, la prole ridiscende il più rapidamente possibile verso il fiume Colorado, alla ricerca di acque più calde e ricche di cibo, ma solo pochi di questi pesciolini riusciranno a farcela. La diga ha anche impedito il regolare processo di sedimentazione sulle rive del Colorado. Le strisce di terra bagnata dal fiume costituiscono l'habitat ideale per molte specie di piante e animali e devono essere continuamente rifornite di limo dal fiume.
Prima che la diga venisse costruita, il fiume Colorado trasportava ogni giorno 380.000 tonnellate di sedimenti attraverso il canyon. La diga sul Glen Canyon ha ridotto questo afflusso del 90%. A causa della sua importanza per l'ecosistema, alcuni scienziati hanno trovato il modo di risolvere il problema. Nel marzo del 1996 venne provocata una massiccia inondazione e per un'intera settimana circa 530 milioni di tonnellate d'acqua furono rilasciate nel canyon. L'obiettivo era di smuovere i detriti dal fondo del fiume e farli accumulare di nuovo a riva. Il nostro progetto, che va avanti dal 1990, implica continui controlli delle strisce di terra. Lo scopo è di verificare come si stanno evolvendo, se cioè stanno crescendo oppure stanno scomparendo. Ora abbiamo una significativa crescita nei livelli di limo a riva. Qui la terra fertile è aumentata di circa il 176% da prima a dopo l'inondazione. In questo momento, circa un anno e mezzo dopo, c'è ancora l'80% dei sedimenti depositati durante l'alluvione. Nonostante l'ecosistema del fiume Colorado abbia subito forti perdite, alcune specie stanno proliferando proprio grazie alle modifiche apportate dall'uomo. La cosa più importante, comunque, è che la fauna selvaggia continua ad abbondare nell'intero parco nazionale. I rari falconi pellegrini sono più numerosi nel Grand Canyon che in qualunque altro luogo d'America. Qui coesistono la bellissima pecora delle montagne rocciose e lo scorpione dalla corazza color paglia. Di giorno lo scorpione rimane nascosto, ma di notte è possibile individuarlo mentre va alla ricerca di prede tra le rocce del canyon. Nel canyon abbondano i legami biologici. Ogni specie si è adattata alla sua nicchia specifica. Dall'ecosistema alpino del margine settentrionale, che raggiunge quasi 3.000 metri di quota, all'arido River Canyon ad appena 400 metri di quota. Le caratteristiche dei diversi habitat dipendono dall'altitudine e dal grado di umidità presente nell'aria. I turisti che visitano il canyon scopriranno che il margine settentrionale è ricoperto dalle più belle foreste americane e offre scenari di ineguagliabile grandiosità. Una delle specie animali più interessanti presenti nel Grand Canyon risiede proprio in questa zona, lo scoiattolo del Kaibab. Esso è riconoscibile per la sua coda biancastra e il ventre nero. Questo scoiattolo vive in una zona ristretta del lato nord. Lo scoiattolo di Abert, un lontano cugino del Kaibab, ha la coda bianca e il ventre bianco. Questo roditore vive dall'altra parte del canyon e gli scienziati ritengono che le due specie iniziarono a evolversi separatamente circa 10.000 anni fa, divisi dal corso del Colorado. Sylvester Allred, un biologo della Northern Arizona University, sta studiando le due specie di scoiattoli da molti anni. Questa mattina, qui sul lato sud del Grand Canyon, stiamo cercando gli avanzi del pasto di qualche scoiattolo di Abert. Pigne, per esempio. Ecco qui delle pigne che hanno fornito nutrimento a qualche scoiattolo uno o due giorni fa. E infatti, lassù ne potete vedere uno. Come avrete notato, lo scoiattolo si trova su un ramo di pino. Quando arriva all'estremità di un ramo, tira giù uno di questi ed elimina la parte con gli aghetti verdi. Poi prende il gambo rimanente e lo ruota con le zampette anteriori, un po' come quando si mangia una pannocchia, finché non si stacca. Ma uno dei servigi più importanti che gli scoiattoli rendono alle pinete di Ponderosa
è quello di scavare nel terreno portando alla luce i falsi tartufi. Gli scoiattoli dissotterrano questi tartufi che crescono sulle radici dei pini e se li mangiano stando seduti sul posto. Quando poi, sgattaiolando tra gli alberi, depositano le loro feci contenenti le spore fungine, queste vengono riassorbite nel terreno umido. Alla fine arrivano a qualche radice e aiutano il pino a crescere. Senza queste spore, sparse dalle feci degli scoiattoli, sarebbe impossibile avere simili pinete nel nord dell'Arizona. L'amore dello scoiattolo per i tartufi aiuta enormemente la pineta. Lo stesso vale per i falchi, che cacciando gli scoiattoli li costringono a nascondere le loro tane nella foresta, favorendo lo stretto legame che unisce gli scoiattoli di Abert, del Kaibab, funghi e pini gialli. Ogni anno, tra escursionisti, campeggiatori, appassionati di rafting o semplici amanti della natura, sono quasi 5 milioni i turisti che visitano il canyon. A loro e agli scienziati che lavorano in questo luogo, il canyon offre uno dei più straordinari spettacoli della Terra. Il Bright Angel è forse il sentiero più battuto di tutti quelli segnati sulle mappe dei parchi americani. Eppure, il gitante può ancora sperimentare lo stesso senso di solitudine e angoscia che sconvolse il presidente Roosevelt. La storia, il fascino e la maestosità del Grand Canyon risuonano ancora nelle parole dell'intrepido John Wesley Powell. Seguite il fiume. Mentre il Colorado continua il suo viaggio senza fine, centinaia di chilometri più a nord, un mondo sotterraneo fatto di geyser periodici e di sorgenti termali scalda la superficie della Terra in un luogo chiamato Yellowstone. Il Parco Nazionale di Yellowstone è stato definito il Serengeti degli Stati Uniti. Questo paradiso nordamericano, però, non è famoso solo per la sua ricchezza faunistica, ma anche per le sue uniche caratteristiche geologiche. Il 60% degli sbocchi geotermici e l'80% dei geyser dell'intero pianeta si trovano in questo grande parco. Il calore che proviene dal cuore della Terra e che genera questi getti di vapore è uno degli elementi che costituiscono questo vasto ecosistema. Esso comprende circa 1 milione di ettari di foreste,
pascoli e picchi alpini e fa di Yellowstone un'oasi nel cuore del continente. Due milioni di anni fa il paesaggio appariva ben diverso. Un'eruzione vulcanica di proporzioni inaudite generò una gigantesca nube composta di ceneri e polveri che oscurò tutto il Nord America, dal Messico al Canada. Fu la prima di una serie di eruzioni i cui epicentri si spostarono da un punto situato vicino all'odierna Boise, nell'Idaho, verso nord-est, seguendo una linea retta. La seconda eruzione avvenne 630.000 anni dopo la prima. Le esplosioni si sono sempre succedute a intervalli regolari di circa 630.000 anni e la terza creò un sito destinato a divenire il primo parco nazionale della storia, Yellowstone. Nessuno sa quanto tempo durò quest'ultima eruzione, forse settimane oppure mesi. Tanto bastò comunque a innalzare due catene montuose delle dimensioni dei Teton. Come fiotti di sangue incandescente, lava e lapilli schizzarono a migliaia di chilometri d'altezza e il calore divenne insopportabile fino a centinaia di chilometri di distanza. Oggi, quasi 1000 sfoghi geotermici sono i postumi di quella grande catastrofe. Il vapore che fuoriesce dalla Terra testimonia l'attività del sottosuolo. Il dottor Bob Smith, un geofisico dell'Università dello Utah, è uno dei maggiori studiosi dei fenomeni geologici di Yellowstone. Da più di 20 anni sta cercando gli indizi di un lontano passato anche per dare un volto a un futuro ancora incerto. Infatti, Yellowstone è ancora oggi un sito geologicamente attivo, come del resto lo è sempre stato nel corso della sua storia. Il dottor Smith e i suoi colleghi stanno misurando il polso al parco, analizzando i meccanismi e i movimenti delle sue aree geologicamente più attive. Smith utilizza una combinazione di sismografi e di sistemi satellitari volti a determinare le coordinate di un oggetto, detti GPS, che registrano i segnali provenienti dai satelliti militari. Queste registrazioni permettono agli scienziati di misurare movimenti anche minimi della Terra in 12 aree prescelte. La cosa più evidente è che ci si trova in presenza di una enorme sorgente di calore proveniente dal magma sottostante e che forma il cosiddetto punto caldo di Yellowstone, situato a 200-300 km di profondità. Le numerosissime spaccature che caratterizzano Yellowstone iniziano a diramarsi a circa 15 metri di profondità fino a formare un reticolo estesissimo di fessure sotterranee continuamente riempite dall'acqua che filtra dalla superficie. Quando quest'acqua viene surriscaldata, bolle e la pressione causata dal calore la spara verso l'alto generando spettacolari geyser. Più giù nel sottosuolo, a una profondità di circa 250 km, c'è uno strato di roccia porosa corrosa da getti di magma semifuso e da forti concentrazioni di acido solfidrico e solforico. Siamo al confine con la zona superiore del punto caldo, una vasta regione dove si raggiungono temperature di 1000 gradi centigradi. Questa sezione della Terra ci mostra come il magma, con il suo calore, ceda grandi quantità di energia alla crosta terrestre soprastante, energia che la superficie di Yellowstone deve in qualche modo rilasciare. Dal 1923 al 1985, per esempio,
la caldera di Yellowstone si è sollevata di circa un metro. Ora invece la stessa area si sta abbassando di circa un centimetro all'anno. Questo lungo sospiro della Terra, che fa alzare e abbassare sensibilmente il livello del suolo nell'arco di poche decine di migliaia di anni, ci dice che Yellowstone è un gigantesco sito di intensa attività geologica. Proprio adesso Yellowstone è l'epicentro di un rapido susseguirsi di scosse sismiche. È la pressione generata dal calore sottostante che fa alzare e abbassare la superficie della Terra, provocando terremoti. Queste scosse di assestamento a volte sono così intense che se ne registrano anche migliaia in un giorno. Gli studi condotti da Bob Smith sulla geologia di Yellowstone portano a una sinistra conclusione. Potrebbe accadere tra 100 anni oppure tra 5.000, ma l'unica cosa certa è che succederà ancora. Proprio come l'Old Faithful soffia vapore ogni 70 o ogni 110 minuti, così le eruzioni vulcaniche hanno devastato la regione lungo lo Snake River Delta ogni 630.000 anni, esattamente il lasso di tempo trascorso dall'ultima eruzione. I molti turisti che visitano il parco vedono questa pericolosa attività sotterranea più come una grande attrattiva che come una minaccia. Indizi di questa attività se ne trovano in tutto il parco. Dal fragore della terra quando la pressione apre delle crepe sui fianchi delle montagne alle Mammoth Spring, dove i depositi di calcio crescono di un quarto o più all'anno, fino alle pozze di fango ribollente di Obsidian Pool, dove le temperature raggiungono quasi 100 gradi. Lo scenario quasi ancestrale di Yellowstone, con le sue innumerevoli sorgenti di calore, è eguagliato solo dalla grande varietà di flora e fauna presenti nel parco. I fertili pascoli e le foreste sterminate sono una manna per la vita. Con oltre 1200 specie di piante e quasi 400 tipi di animali, Yellowstone emerge dal passato dell'America come una visione paradisiaca.
bisonte solitario attraversa un fiume alla ricerca di nuovi pascoli. Molti chilometri più a monte, le famose Yellowstone Falls rombano attraverso il canyon. I primi indiani che si insediarono nella valle chiamarono questo luogo Yellowstone dal colore giallo delle rocce che racchiudono questa profonda gola. I bacini dei geyser, le molte sorgenti e lo sciogliersi della neve caduta in inverno generano in tutto il parco cascate impetuose, torrenti e ruscelli. Questi corsi d'acqua hanno permesso la formazione di habitat forestali ricchissimi. Infatti, l'ecosistema di Yellowstone contiene la più grande foresta temperata d'America. Le tempeste su Yellowstone sono leggendarie, specialmente dopo l'estate del 1988. Fu un grande fulmine a provocare il disastro. La foresta iniziò a bruciare violentemente, con le fiamme che si spostavano ad una velocità mai vista. Oltre 300.000 ettari di foresta andarono distrutti. Per molti anni, le autorità del parco avevano seguito una politica volta a spegnere qualunque principio d'incendio. Questo portò all'accumulo di grandi quantità di sterpaglia e legna secca nel sottobosco. Quando il fulmine colpì, nel 1988, le fiamme trovarono combustibile in abbondanza e l'incendio divampò incontrollabile. Nessuno poté fare nulla per arrestarlo. Un'intera generazione probabilmente non potrà ammirare la bellezza della foresta di Yellowstone, ma la natura non ha fretta in questi casi. Col tempo, la terra ritornerà fertile e i boschi torneranno a rinverdire la zona. In una mattina di settembre, nella Hayden Valley, è molto probabile imbattersi nella maggior concentrazione di grandi erbivori che si possa vedere negli Stati Uniti. Infatti, per i cervi, questa è la stagione degli amori. E gli incendi degli anni precedenti hanno permesso a milioni di semi di germinare, concedendo ai grandi erbivori un'invidiabile quantità di cibo. In estate e in autunno, Yellowstone conta circa 40.000 cervi. I versi delle bestie in calore attraggono anche alcuni predatori, principalmente i grizzly, di cui si è calcolata la presenza di circa 350 esemplari a Yellowstone.
I grizzly hanno bisogno di un territorio molto vasto e Yellowstone glielo offre. Infatti è uno dei più grandi parchi americani se si escludono quelli del Grande Nord. Come i venti autunnali scuotono la tranquilla estate di Yellowstone, gli animali capiscono che presto arriveranno le prime nevicate invernali. In questa stagione il parco diviene silenzioso e in gran parte inaccessibile. Le strade sono chiuse e solo i più temerari si avventurano in questa regione fredda e desolata. Le temperature possono scendere molto al di sotto dello zero e lo spessore della coltre di neve può raggiungere i 3 metri. Gli animali scendono dalle montagne per raggiungere vallate più calde. Come hanno sempre fatto per migliaia di anni, si radunano in gran numero in posti come l'Amar Valley, dove uniti riescono a fronteggiare con più successo i predatori. Il severo clima invernale seleziona gli animali più forti e la popolazione può crollare anche del 50% rispetto a quella estiva. Nel caso dei cervi, migliaia di individui si spingono a nord, verso la riserva dei cervi in Wyoming, dove sono state preparate apposite scorte di cibo. I parchi nazionali non interferiscono col ciclo della natura e i cervi che restano a Yellowstone devono procacciarsi il cibo da sé. Fino a poco tempo fa, a Yellowstone mancava un animale per completare il quadro faunistico della regione, il lupo. Il suo ritorno generò qualche controversia, poiché è sempre stato considerato una minaccia dagli abitanti di questo paese. I lupi sono dei grandi predatori e l'uomo, da sempre, ne ha avuto paura. Tali erano le leggende che circondavano questi canidi che furono cacciati e sterminati finché nel Nord America non si ebbe più traccia di loro. I lupi sono tornati in tutti i sensi. Sono tornati a popolare il parco di Yellowstone, dove li abbiamo reimportati dal Canada, ed inoltre fanno di nuovo parte dell'ecosistema di una regione selvaggia che si estende per circa 9 milioni di ettari. L'avere a che fare con i lupi ha posto un sacco di problemi perché i lupi uccidono. E qui sono sorte spontanee alcune domande, per esempio dove reintrodurre i lupi e dove lasciarli cacciare liberamente. I lupi si nutrono una volta alla settimana, ingoiando fino a 10 kg di carne di cervo, alce o bisonte a pasto. C'è gente che pensa ancora che i lupi si cibino di carne umana. Sono false credenze, è tutta fantasia. Per questo molti hanno cercato di opporsi al ritorno di questa specie. C'è gente che vede nei lupi la reincarnazione del diavolo. È stato difficile convincerla. I lupi erano proprio l'ultimo animale che mancava a Yellowstone e la loro importanza è dovuta al fatto che sono in cima alla catena alimentare. Non si possono avere le prede senza avere i predatori, specialmente in un parco come questo, dove la caccia è proibita. Quest'anno abbiamo avuto 13 cucciolate, venute al mondo in 9 branchi diversi di lupi. Noi riteniamo che i nuovi nati siano in totale 40 o 50, e quindi in un anno dovremmo aver raddoppiato la popolazione. Ciò significa che stiamo facendo un ottimo lavoro e recuperando una specie a rischio di estinzione. I lupi non sono qui per l'uomo. Sono qui per se stessi, la loro esistenza ha valore in sé e per l'ambiente. Non ha niente a che vedere con le nostre necessità. Noi li abbiamo reintrodotti nella regione perché volevamo che l'ecosistema tornasse ad essere completo.
In fondo è questo lo scopo dei parchi nazionali. Di fare in modo che la natura segua le sue leggi, così come accadeva in passato. Oltre ai lupi, un'altra specie è tornata dopo molto tempo ad affollare questo paradiso della natura, il bisonte. Intorno alla metà dell'Ottocento si calcolava che circa 60 milioni di questi giganti mansueti frequentassero le praterie del Nord America. Per migliaia di anni, gli indiani d'America che abitavano la regione di Yellowstone adorarono il bisonte. Ritenendo la propria nazione in guerra con gli indiani, il presidente Grant rifiutò di firmare un accordo che avrebbe garantito protezione al bisonte. Questo, insieme all'avidità e all'ignoranza dei cacciatori, alcuni dei quali usavano il bisonte come bersaglio per le loro esercitazioni, provocò la virtuale estinzione dell'animale. Ma un gruppetto comprendente meno di 20 bisonti riuscì a trovare rifugio a Yellowstone, sopravvivendo d'inverno grazie alle sorgenti termali della zona. Circa nello stesso periodo, nel 1872, Yellowstone venne dichiarato primo parco nazionale d'America e del mondo. Quei 20 sopravvissuti sono cresciuti di numero e oggi a Yellowstone si contano 2200 bisonti. Sono l'ultima mandria selvatica in America. Nonostante non siano più animali a rischio, è necessario tenerli d'occhio. Nell'inverno del 1996, in Montana sono stati uccisi più di 1000 bisonti. Questi animali avevano iniziato a vagabondare fuori dal parco e si temeva che portassero il batterio della brucellosi, una malattia contagiosa che può infettare gli animali domestici, la fauna selvatica e persino gli esseri umani. Negli animali può indurre l'aborto e ridurre la produzione del latte. Il terrore che questa malattia possa trasmettersi dai bisonti o dalle alci al bestiame ha innescato grosse polemiche. Attualmente sono al vaglio soluzioni alternative al macello dei bisonti. Il dottor Thomas Roth sta lavorando a un progetto di ricerca sulla brucellosi. Lo scopo è di capire come si sviluppa un'epidemia di brucellosi in modo da poterla bloccare sul nascere. Il progetto è finanziato da varie istituzioni. In particolare vi collaborano il Dipartimento dell'Agricoltura, lo Stato del Montana, il Dipartimento per la Conservazione dell'Ambiente e il National Park Service, che fa parte della Divisione di Ricerca Biologica del Dipartimento degli Interni. Per cui molte persone stanno studiando il batterio della brucellosi per capire come infetta i bisonti. Questi studi epidemiologici dovranno dire come avviene l'infezione e come si replica il batterio nell'organismo ospite, in questo caso il bisonte. La bestia viene immobilizzata con una droga 20.000 volte più potente della morfina. Poi vengono prelevati campioni di secrezioni organiche dagli occhi e dal naso, oltre ovviamente a campioni di sangue e di latte utili per i successivi esperimenti. Un radiocollare permette di controllare i suoi spostamenti durante l'anno. In pratica si sta cercando di capire come si sviluppa la malattia. Lo scopo è infatti di trovare il punto più vulnerabile del ciclo vitale del batterio che provoca l'infezione. Una volta trovato il suo punto debole, si potrà bloccare il contagio e quindi la malattia. Le tribù indiane che vivono vicino a Yellowstone hanno chiesto al governo di ospitare nelle loro riserve i bufali fuoriusciti dal parco.
Secondo loro, infatti, è molto difficile che il bestiame possa essere infettato dai bufali. Alcuni scienziati però la pensano diversamente e le ricerche proseguono. Mentre questi giganti dell'evoluzione si spostano lentamente attraverso l'altopiano di Yellowstone, altre primordiali creature si crogiolano nelle calde acque termali del parco, dove il vapore rende il paesaggio antico e misterioso. I soli organismi che sopravvivono in queste sorgenti caldissime sono dei veri e propri fossili viventi, la cui origine risale agli albori della vita sulla Terra, qualcosa come 3 miliardi e mezzo di anni fa. Le pozze sono dei coloratissimi laboratori naturali popolati da una miriade di minuscoli esseri e il calore proveniente dal sottosuolo di Yellowstone è il motore attorno a cui si sviluppa la vita del parco. Fu il microbiologo Thomas Brock a scoprire la presenza di vita nelle bollenti acque termali di Yellowstone nel 1967 in una pozza che fu chiamata Mushroom Pool, pozza dei funghi. Per prima cosa, Brock mise un vetrino sott'acqua e ce lo lasciò per alcuni giorni. Poi lo osservò al microscopio e notò che era ricoperto da microorganismi sconosciuti che coltivò successivamente in laboratorio e che chiamò Thermos aquaticus. Un enzima estratto da questo batterio, la DNA polimerasi, è alla base di una tecnica di biologia molecolare chiamata PCR, che sta per Polymerase Chain Reaction, e che valse ai suoi ideatori il premio Nobel. I colori vivaci e il vapore che si alza dalle acque sembrano voler attrarre la nostra attenzione sulle bizzarre creature del luogo, che in effetti non passano inosservate. Chiunque visiti Yellowstone e si fermi ad ammirare le sue sorgenti termali nota subito la variopinta cornice che le racchiude, ma probabilmente non sa che è formata da un gran numero di minuscole creature che crescono in acque molto calde. Quest'acqua scotta decisamente troppo per me, eppure questi organismi ci stanno benone. Questa sostanza muschiosa verdastra o marrone è come un albero in miniatura. Per vivere e accrescersi, usa la fotosintesi proprio come le piante. Anzi, è composta da quelli che furono forse i primi organismi fotosintetici mai apparsi sulla Terra. Quelli che hanno reso l'atmosfera respirabile, per intenderci. Infatti, se questi batteri non avessero adottato la fotosintesi, né gli alberi né tutte le altre piante esistenti si sarebbero mai evoluti. La chiamiamo fotosintesi clorofilliana o delle piante verdi, ma di fatto furono questi cianobatteri a usarla per primi. Questi habitat misteriosi, ricchi di solfati acidi, di cloruri neutri e di carbonato di calcio, forniscono ai laboratori di tutto il mondo gli ingredienti fondamentali per la fabbricazione dell'insulina e della penicillina. Questa è Octopus Spring e qui i microbiologi di tutto il mondo hanno fatto importanti scoperte. Credo che sia una delle zone del parco più sfruttate dai ricercatori. È interessante perché qui, alle bocche della sorgente, dove ora misurerò la temperatura, si arriva vicini al punto di ebollizione dell'acqua alla pressione atmosferica locale. Ora mi sembra che siamo intorno ai 92 gradi centigradi. Fino a poco tempo fa, gli organismi che vivevano ai margini di questa pozza erano considerati più resistenti al calore. Ma la scoperta di sorgenti idrotermali negli abissi oceanici ha portato alla luce forme di vita ancora più resistenti alle alte temperature. Se ci voltiamo ad osservare la foresta, siamo in grado di riconoscere più o meno tutti i tipi di alberi e di cespugli che vediamo. Ma se cerchiamo di determinare la componente microbica di quell'ecosistema, riusciremo ad identificare solo circa l'1% dell'intera comunità. Yellowstone funziona anche da laboratorio per lo studio di eventuali forme di vita su altri pianeti. Alcune recenti scoperte fatte sulla Terra e l'esplorazione della superficie di Marte ad opera della NASA sembrano puntare al ritrovamento di nuovi microorganismi in condizioni ambientali estreme. La Diversa Corporation di San Diego, in California, ha stipulato un accordo quinquennale con Yellowstone. In questo arco di tempo cercheranno di estrarre nuovi enzimi e altre molecole utilizzabili per scopi commerciali. Gli enzimi che troviamo in questi ambienti così unici ed estremi possono durare giorni o anche mesi,
ma i loro predecessori duravano solo poche ore e potevano portare avanti una sola specifica reazione. Questa mi sembra buona, ma fate attenzione a dove mettete i piedi. La ricerca di enzimi sempre più longevi e di processi chimici naturali per eliminare le sostanze tossiche usate dalle industrie è fondamentale per la salvaguardia dell'ambiente. Yellowstone gode del vantaggio di essere un sito di ricerca e del fatto di partecipare agli utili derivanti dalla commercializzazione dei suoi prodotti naturali. Dalla sua scoperta nel 1968, il Thermos Aquaticus, il primo successo commerciale proveniente dal parco, ha fruttato ben 800 miliardi di lire. Nel caso di un'altra fortunata scoperta, il parco potrà dividersi i profitti con i ricercatori. La ricerca biologica nel parco potrebbe un giorno risultare utile per diminuire gli agenti inquinanti, per sconfiggere alcune malattie, per migliorare la produzione e la qualità del cibo in zone depresse. Per ironia della sorte, il batterio della brucellosi viene studiato con l'ausilio del Thermos Aquaticus del parco. Il DNA che si replica nelle profondità di un geyser potrebbe rivelarsi un utile strumento per aiutare a salvare i bisonti. A causa del movimento inarrestabile della zolla nordamericana, il parco di Yellowstone sta slittando verso nord-est. Ma i miracoli che hanno benedetto questo splendido paradiso naturale rimarranno e saranno sempre fonte di curiosità e meraviglia. Yellowstone è una fonte inesauribile di piacere ed estasi per tutti coloro che vi si avventurano. Ma se il suo paesaggio è caratterizzato dalla presenza dei geyser e dei grandi mammiferi, a Yosemite, molto più a ovest, lo scenario muta completamente. Per gli indiani era il paradiso terrestre. Si racconta che quando i primi esploratori bianchi giunsero in questa regione, un soldato scoppiò in lacrime, commosso dalla innocente bellezza del paesaggio. Un luogo dove la roccia, la vita e la poesia si contendono l'ammirazione dei visitatori. Qui tutto è superlativo. Ma i milioni di turisti che hanno avuto il piacere di calpestare questo suolo sacro lo chiamano ancora col suo antico nome. Yosemite. Il 10 luglio del 1996, 80.000 tonnellate di granito si staccarono dalla cima di una parete nota col nome di Hebron. Un albero venne sradicato e sparato come un missile contro un turista distante più di un chilometro, che rimase ucciso all'istante. Alla base della parete, una vasta pietraia è rimasta in ricordo della tremenda frana.
Le pareti di granito di Yosemite suggeriscono una storia costellata di questi eventi, ma rimangono comunque tra le più grandi e compatte mura di granito esistenti al mondo, ideali per arrampicare, ma anche per ricostruire la drammatica genesi della Yosemite Valley. Cerchiamo di capire come si formarono le possenti pareti che racchiudono la valle. La storia geologica di Yosemite ha inizio sul fondale oceanico, dove grandi quantità di sedimenti iniziarono ad accumularsi e in centinaia di milioni di anni formarono le prime montagne. La pressione e la temperatura elevatissima alla fine trasformarono i sedimenti in roccia metamorfica, ancora visibile oggi a Yosemite, anche se in realtà gran parte della roccia è composta da granito, come l'Half Dome e gli altri picchi famosi che circondano la Yosemite Valley. Quel granito si formò in un periodo che va da circa 200 a 80 milioni di anni fa, quando la roccia fusa iniziò a cristallizzarsi sotto nuovi strati di sedimento. La Sierra Nevada, invece, ha impiegato solo 25 milioni di anni a sollevarsi. Questo innalzamento improvviso permise al vento, all'acqua e al ghiaccio di erodere le rocce sedimentarie metamorfiche e di esporre il granito sottostante. Alla fine, quando il clima si raffreddò, quelle valli furono invase dai ghiacci. Benché si parli della glaciazione come fattore principale nella formazione della Yosemite Valley, è difficile stabilire quando la valle fu invasa dai primi ghiacciai, perché al loro passaggio cancellano le tracce precedenti. Ma i ghiacciai lasciarono almeno un indizio inconfutabile della loro presenza, le pareti di granito stesse, lisciate dall'azione erosiva del ghiaccio. La glaciazione responsabile della maggior opera di erosione della valle avvenne approssimativamente 1 milione di anni fa. Questo non fu che uno dei primi ghiacciai che discesero su Yosemite dalla Sierra Alta. L'ultimo ghiacciaio che occupò la Yosemite Valley si ritirò da 15 a 20.000 anni fa. Ed ora, ammirando le pareti e le cupole di granito, possiamo commettere l'errore di considerarle immutabili nella loro perfezione. In realtà, i processi che hanno plasmato la valle in tempi remoti sono ancora al lavoro. L'acqua penetra nelle crepe della roccia e, gelando, apre nuove spaccature. Col tempo, parti della parete franano, cosicché lo scenario muta continuamente. A Yosemite ci sono ancora posti in cui il passaggio dei ghiacciai ha lasciato tracce evidenti. Un tempo i ghiacciai occupavano l'intera Yosemite Valley e ne smussavano le pareti con il loro movimento. Da allora però le rocce hanno subito un significativo processo di erosione e oggi qui si può ancora ammirare l'opera del ghiaccio. Inoltre queste striature indicano in quale direzione si stesse muovendo il ghiacciaio. Con i suoi quasi 1200 metri di altezza, la parete verticale di El Capitan, che cade a strapiombo sulla valle, incarna perfettamente il mistero e la potenza della natura, in grado di modellare in forme sublimi colossali monoliti di granito. Eric, un insegnante di Phoenix, è cieco e non può godersi lo scenario in cui si trova. O forse sì. È come se mi allenassi al buio. Così ho imparato ad usare le mani in un certo modo per compensare la mancanza della vista. Se ci pensate, attraverso le vostre mani, potete farvi un'idea degli oggetti che sono intorno a voi e capire come sono fatti, anche senza vederli. Eric è il solo alpinista cieco ad aver scalato El Capitan. I primi appassionati di roccia arrivarono a Yosemite poco dopo la metà del 1800. Ma solo un secolo più tardi il progresso tecnologico ha permesso ai rocciatori di affrontare pareti lisce come El Capitan o la famigerata Lost Arrow Spire. Nuove tecniche di arrampicata hanno reso possibile aprire vie fino a pochi anni fa ritenute impossibili.
Per quanto uno sia bravo, questa attraversata aerea dall'Host Arrow Spire su un abisso impressionante metterebbe a dura prova anche gli alpinisti più esperti. Per la sua durata e i rischi che comporta, è un'impresa decisamente non alla portata di tutti. In primavera, con lo sciogliersi delle nevi, scende acqua in abbondanza dai Tuolumne Meadows verso la Yosemite Valley, formando dozzine di spettacolari cascate. Due di queste, Yosemite e Ribbon, sono fra le più alte del mondo. In giornate ventose, l'acqua delle Bridal Veil Falls, alte circa 300 metri, praticamente non raggiunge il suolo, dissipandosi a mezz'aria in un pulviscolo che ricorda davvero un velo da sposa. Diversamente da alcune delle altre cascate di Yosemite che scompaiono durante l'estate, Bridal Veil non è mai asciutta. Il Parco Nazionale di Yosemite passa dai 600 metri di altitudine della valle principale ai 4.000 dei picchi più elevati. Il risultato è una grande varietà di habitat che permettono una notevole diversificazione di specie animali. I turisti hanno ormai dimestichezza con l'orso nero e con il cervo, le specie più grandi. Ma ci sono anche animali meno vistosi come il merlo acquaiuolo, la ghiandaia di Steller, è un gran numero di specie di anfibi e di rettili più difficili da vedere, ma non meno curiose e affascinanti degli animali più grandi. La gestione del parco si occupa principalmente degli orsi neri. Yosemite ne ospita una popolazione numerosa e in buona salute, e abbastanza intelligente da aver imparato ad ottenere cibo dai turisti. Sfortunatamente, una volta presa questa abitudine, non c'è verso di far ritornare le cose come prima. L'anno scorso abbiamo registrato oltre 700 milioni di lire di danni a privati. Quindi siamo spesso costretti a catturare, allontanare e a volte abbattere gli orsi più aggressivi. Nel parco di Yosemite si trovano alcune tra le più grandi e longeve forme di vita del pianeta. Per esempio, la sequoia gigante può vivere fino a 3.000 anni. Questa è la pigna di una sequoia gigante, da cui si ottengono questi minuscoli semi, che a loro volta sono in grado di produrre un tronco come questo. Questa pianta è davvero colossale, e in rapporto alle sue dimensioni, i semi che produce sono tra i più piccoli al mondo. Queste pigne cadono in molti modi
in condizioni adatte, danno vita a nuove sequoie giganti. Per esempio, lo scoiattolo dalla coda rossa di Douglas sale su questi alberi e fa cadere le pigne rosicchiando nei piccioli. Poi scende a terra, raccoglie le pigne cadute e le trasporta in un nascondiglio sotterraneo. Molti semi, però, restano sul terreno e finiranno per produrre dei minuscoli germogli come questo, alcuni dei quali diventeranno sequoie giganti. Solo pochi anni dopo la scoperta delle sequoie, nel 1852, orde di boscaioli giunsero sul posto con l'intenzione di abbattere tutti gli alberi che trovavano. Per ben 10 giorni, 25 uomini scavarono intorno al tronco di un'enorme sequoia nel tentativo di tirarla giù. La notizia fece molto scalpore. Un secolo dopo, le piante superstiti vennero risparmiate. Questi alberi, i cui antenati apparvero sulla Terra 125 milioni di anni fa, sono finalmente protetti. Questa fortunata, nota come Grizzly Giant, esisteva già diverse centinaia di anni prima della nascita di Cristo. Molti dei suoi rami sono più grossi del tronco di un grande albero. Il suo volume complessivo è di circa 1300 metri cubi e oggi è probabilmente la più grande forma di vita presente sul nostro pianeta. Gli alberi sono una parte fondamentale del paesaggio e dell'ecosistema di Yosemite, dalle foreste ai piedi delle colline, su fino alle aree più in quota. Qui, nella Yosemite Valley, ci sono in realtà molti più alberi di quanti dovrebbero essercene. Questa zona era un tempo una distesa erbosa, ma ora le paludi stanno lentamente riconquistando terreno. Questo pino probabilmente ha un'infezione alle radici ammalate, anche se sta morendo a causa di due specie di coleotteri in grado di insinuarsi sotto la corteccia. Questi funghi indicano che la pianta sta ancora marcendo mentre ce ne stiamo qua a guardarla. Ma anche nella sua agonia, quest'albero può dar luogo a varie forme di vita, come i semi di una pigna. Ognuna di queste piccole ali è attaccata ad un seme. Mentre alcuni licheni ancora crescono sulla pianta, funghi e muffe sono già attivi sulla materia in decomposizione. Come le stagioni arrivano e se ne vanno, così la vita passa anche per i pini ponderosa di Yosemite. Queste foreste godono di ottima salute grazie all'appetito degli scoiattoli che mangiano e sotterrano le pigne. Ma c'è un fattore ancora più importante per la nascita e la crescita di questi alberi giganteschi. Il fuoco. Gli incendi periodici sono fondamentali per la crescita e la salute delle sequoie. Nell'agosto del 1996, un incendio incontrollabile provocato da alcuni fulmini iniziò la sua opera di devastazione attraverso il parco. Alla lunga, le conseguenze sono state benefiche. Sono cresciute nuove piante più sane e vigorose e con loro sono tornati gli animali. Il fuoco, inoltre, ha fatto letteralmente scoppiare dei semi rimasti per anni nascosti sottoterra, che così sono germogliati. Per questo gli ecologi sottolineano l'importanza di salvaguardare le foreste incendiando periodicamente piccole aree boschive. Per secoli il fuoco ha fatto parte degli ecosistemi della Sierra Nevada. Quando nel 1890 fu creato il Parco Nazionale di Yosemite, si pensò che gli incendi potessero danneggiarlo e quindi si iniziò a spegnerli tutti, senza comprendere l'utilità delle combustioni spontanee. Solo negli anni 60 si è capita l'importanza del fuoco in un ecosistema forestale. Infatti le foreste, private di questo fattore, cambiano rapidamente. In assenza di incendi, i boschi diventano molto fitti, come qui, dove le piante sono cresciute un po' dappertutto e molta sterpaglia si accumula al suolo, una condizione che favorisce lo scoppio di incendi devastanti. Permettendo agli incendi di svilupparsi periodicamente, l'ecosistema mantiene il suo equilibrio e le piante crescono più ordinatamente. Per esempio, questi piccoli focolai vennero appiccati per permettere a pianticelle di queste dimensioni di sopravvivere a scapito di altre più piccole, come questa. In questo modo possiamo sfoltire la foresta, lasciando che siano le fiamme a fare il lavoro per noi. Vicino a Tulum Meadows abbiamo un cosiddetto programma di incendi naturali, dove sotto certe condizioni anche quelli causati dai fulmini sono lasciati liberi di fare il loro corso.
Le politiche ambientalistiche del National Park Service sono sempre state volte alla conservazione dei tesori naturali d'America e oggi, in particolare, sono tese a valorizzarne la biodiversità. Questi alberi sono stati sradicati da una recente inondazione proveniente dal Merced River Canyon. Molti fattori partecipano alla selezione della flora e della fauna di Yosemite. Migliaia di incendi hanno arso questo territorio e moltissimi ghiacciai l'hanno eroso nel tempo, consentendo una enorme diversificazione biologica. In California esistono più di 6.000 specie di piante ed almeno un quarto di queste si trova nella regione di Yosemite. In questo parco, inoltre, è stato avvistato addirittura un terzo degli uccelli del Nord America. Una delle creature più interessanti di Yosemite è una piccola salamandra, quasi invisibile sul granito, la salamandra di Mount Lyell. Questa specie è un relitto di tempi remoti, quando il clima era molto più freddo e umido. Nel parco, infatti, si aggirano ancora specie che sono relitti biologici di ere da lungo tempo finite. Ma anche gli esseri umani che abitano questo luogo da millenni continuano ad affascinarci con le loro antiche tradizioni. Le usanze dei Miwok e il loro modo di vivere sono un simbolo dell'armonia che può esistere tra l'uomo e la natura. Jay Johnson ricorda bene la sua gioventù a Yosemite, ed è l'unico, poiché è l'ultimo degli indiani Miwok ad aver vissuto tutta la vita nella valle. Noi crediamo che i nostri progenitori, gli Awanichi, siano stati creati qui, a Yosemite Valley. Adesso ci troviamo di fronte all'Oangi, l'edificio dove si svolgevano le cerimonie religiose. Queste cerimonie potevano consistere in tipiche danze indiane o in raduni di preghiera, che avevano anche un'importante funzione sociale. Per gli indiani che l'hanno abitato per 4.000 anni, Yosemite era un luogo sacro. Avevano chiamato se stessi Awanichi e la valle Awani, che significa luogo della bocca spalancata. Gli Awanichi erano un gruppetto staccatosi dalla tribù dei Miwok della Sierra Meridionale. A Yosemite la loro civiltà fiorì perché erano abili artisti ricchi di ingegno. In questo momento sto usando una pietra pomice per levigare questo legno di cedro, che spero di far diventare un ottimo arco. Finché vissero a Yosemite, gli Awanichi si basarono sulla caccia e su ciò che offriva la loro terra. Qui possiamo vedere alcune delle armi utilizzate per la caccia. L'ossidiana era molto pregiata e veniva importata dal bacino del Mono Lake. È un materiale di origine vulcanica simile al vetro, che veniva usato principalmente per le punte delle frecce e per i coltelli. Molti manufatti venivano importati attraverso le vie commerciali dell'Alta Sierra e venivano scambiati soprattutto con il tessuto ricavato da una pianta della valle. Siamo ai margini di Lighting Meadow, uno dei sei grandi pascoli della Yosemite Valley. In queste praterie acquitrinose e soleggiate c'è grande abbondanza di questa pianta, la canapa canadese. Questa pianta è così diffusa che gli abitanti della valle venivano qui in autunno, subito dopo la caduta delle foglie, e ne raccoglievano in grandi quantità, senza estirpare la radice, per avere un buon raccolto anche l'anno seguente. I gambi venivano tagliati e lasciati essiccare per alcuni giorni, poi venivano spelati e la fibra che ne risultava era un eccellente prodotto di scambio con i Paiute o con gli Okut o con altre tribù. I Miwok usavano anche l'asclepiade per realizzare oggetti utili e graziosi,
ma l'utensile di maggior valore nella loro società era la corda, ricavata dalla resistente fibra di canapa. È davvero molto robusta e facile da estrarre. È utile per costruire ponti di corde, tenere insieme le capanne, cucire vestiti, fabbricare lacci e molte altre cose. Era senz'altro più importante di archi e frecce e si poteva anche utilizzare per fabbricare ceste. I Miwok erano in perfetta sintonia con la natura, ma dalla metà dell'Ottocento il loro modo di vivere fu sconvolto dall'arrivo di gente dalle abitudini molto diverse dalle loro. In pochi anni, tutta l'America venne a sapere della bellezza e della ricchezza di risorse naturali della regione. Ma questa notorietà avrebbe potuto essere fatale a Yosemite. Fu l'esploratore, attivista e poeta scozzese John Muir il primo a levarsi in difesa di questo paradiso, protestando fino a Washington contro il suo sfruttamento. Muir arrivò a Yosemite nel 1868. A quel tempo non era certo facile fare una campagna ecologista, ma Muir riuscì a convertire molta gente alla causa di Yosemite. Queste le sue motivazioni. Quel giorno ero uscito soltanto per una passeggiata, ma trovandomi a un certo punto sulla sierra, decisi di rimanervi fino al tramonto. Solo là fuori riuscivo davvero a sentirmi a casa mia. Sia benedetta la sierra. Ma provate a paragonarla alla città. Com'è diverso l'incedere sul cemento inerte o sulla viva roccia, dove ogni passo sembra accompagnato da un lampo di energia. C'è forse cosa più dolce del camminare sul cedevole muschio delle torbiere, in mezzo ai gigli e alle aquilegie che frusciano al nostro passaggio? Potete elencarmi quanto volete i benefici delle città, del progresso, della sicurezza delle strade. Tutto fa parte di quel grande destino dell'uomo, signore e padrone di ogni cosa, di cui si sente così tanto parlare. Ma io so con certezza che i nostri corpi sono stati plasmati per godere dell'aria pura e della bellezza incontaminata di luoghi come questi. Ma se non sapremo difendere questi nostri diritti, le foreste e i nostri parchi nazionali saranno sempre preda di furfanti di ogni sorta. Che vadano sotto il nome di presidenti o di senatori, di sindaci o di costruttori di dighe, tutti sono sempre pronti a giustificare la loro avidità e i loro saccheggi con la scusa dello sfruttamento delle risorse naturali. Qualunque sciocco può abbattere un albero. È lì e non può scappare, e anche se potesse correre, verrebbe comunque inseguito, cacciato e infine distrutto. E così sarà sempre, finché si potrà ricavare profitto dalla sua legna. Devono esistere dei posti che siano in grado di dare rifugio e protezione a tutte le creature selvatiche, poiché presto potrebbero essere gli unici luoghi dove gli esseri umani potranno soddisfare il proprio spirito. La campagna di Muir fu appoggiata dai molti artisti che si erano stabiliti a Yosemite, in particolare pittori e fotografi come Albert Bierstadt, Carlton Watkins e William Kate. Le loro opere fecero il giro di tutta l'America sotto forma di cartoline. Per il 1 ottobre del 1890 la battaglia era vinta. Il Congresso dichiarò Yosemite Parco Nazionale, il secondo in America, il secondo al mondo.
Trent'anni dopo, il parco contava già 1 milione di visitatori, molti dei quali vi erano giunti in automobile. Uno di questi era un giovane di nome Ansel Adams. Adams si stabilì qui nel 1920 e continuò a fotografare il parco fino alla sua morte, avvenuta nel 1984. Oggi, con circa 5 milioni di visitatori all'anno, Yosemite è uno dei parchi naturali più frequentati del pianeta. Un luogo dove la vita continua il suo misterioso cammino evolutivo e dove le forze geologiche hanno in serbo sempre qualche sorpresa. Ma soprattutto, dove l'immaginazione dell'uomo può vagare tra paesaggi selvaggi e sconfinati e dove l'anima può godere del tocco leggero di questa terra e dei profumi che essa emana. Il Grand Canyon, Yellowstone e Yosemite. Questi capolavori della creazione, pieni di vita e di colori, rappresentano la sintesi mirabile della bellezza e del mistero della natura. I grandi parchi americani, ricordandoci possibilità di una perfetta coesistenza tra l'uomo e i grandi spazi incontaminati, ci insegnano qualcosa. Disse John Muir: devono esistere dei posti che siano in grado di dare rifugio e protezione a tutte le creature selvatiche, poiché presto potrebbero essere gli unici luoghi dove gli esseri umani potranno soddisfare il proprio spirito.